Ciao amici di Battista 70 Phone, siamo alla presentazione ufficiale di Honor 8 qui a Parigi. E questo qui è l'ultimissimo nato della casa cinese costola di Huawei. Questo terminale sarà commercializzato a partire dal mese di settembre in due versioni. Una versione con 32 GB di memoria espandibile, no? A 399 euro, e una versione con 64 GB di memoria espandibile a 449 euro. Ambedue le versioni avranno a bordo 4 GB di RAM. Il terminale è caratterizzato da un design particolare ricercato e da materiali nobili. Infatti abbiamo nella parte posteriore la back cover completamente in vetro dual age da 2,5D, lo stesso vetro che troviamo nella parte anteriore, mentre il frame laterale è tutto in alluminio. Il terminale è leggerissimo, pesa 153 grammi ed è ben bilanciato, e anche le dimensioni sono abbastanza contenute, ci sembra di avere in mano un B9 praticamente. Allora, abbiamo a bordo, ve lo faccio vedere, abbiamo l'ultimissima versione di Android, abbiamo la versione di Android 6.0 personalizzata con la Emotion UI 4.1. Emotion UI che, come ben sapete, è snellissima e ha praticamente tutto a portata di mano, come diciamo Apple user. Un'altra caratteristica fondamentale dello smartphone è la doppia fotocamera, che riprende le caratteristiche di quella del P9, quindi abbiamo due sensori, uno RGB, uno monocromatico, la messa a fuoco a laser e un doppio flash LED. I due sensori in questo caso sono della Sony, però hanno le stesse caratteristiche, appunto, diciamo caratteristiche funzionali del Huawei P9. Altre cose da dire: il processore, che è un performante Kirin 950, spinge davvero bene. La batteria è integrata da 3000 mAh, abbiamo la ricarica rapida, abbiamo la porta USB Type-C, questo qui il jack da 3,5, l'altoparlante di sistema, abbiamo la porta per le due SIM, ricordiamo che il terminale è due SIM, che può essere utilizzato o in due SIM o in mono SIM con la possibilità di espandere il telefono. Abbiamo qui la comodissima porta IRDA personalizzabile per utilizzare lo smartphone come telecomando. E altre cose importanti da dire, diciamo che con questo primo impatto non ce n'è. Il terminale è bello da tenere, le colorazioni sono veramente belle, hanno questo gioco di colori che, se si inclina il terminale, danno un effetto lucido. Lo troviamo in bianco perlato, nero, la bellissima colorazione blu e oro. Lo proveremo con calma nei prossimi giorni, ma diciamo che al primo impatto è stato veramente positivo. Caratteristiche tecniche elevate, prezzo decisamente concorrenziale, garanzia comunque Honor by Huawei. Vi rimando ai prossimi giorni per approfondimento. Per adesso un saluto da Lucio per Battista 70 Phone.